Anna Falchi, gaffa 1 weekend e scambio di persona. Sto ancora dormendo. Uno weekend, Anna Falchi chiude la puntata con una gaffa, sto ancora dormendo. Si è conclusa con una gaffa di Anna Falchi la puntata di questo sabato, 24 luglio, di Uno weekend. Nel dettaglio la conduttrice dopo il collegamento con Barbara Di Palma ha salutato l'inviata dando l'appuntamento alla prossima settimana. Convinta insomma che oggi fosse domenica. Ci vediamo la settimana prossima sempre a Uno Weekend, ha concluso Anna Falchi, subito corretta dal collega Beppe Convertini. No, domani ci vediamo anche con Barbara. Alla fine dunque la conduttrice dopo aver capito di aver confuso i giorni della settimana ha ammesso sorridendo. Ah sì, è vero, sto ancora dormendo. Anna Falchi e Beppe Convertini, gaffa 1 weekend, scambiato Enrico Vanzina per Pascal Vice Domini. Dopo la piccola gaffe di Anna Falchi su Spiegata, i due conduttori di Uno Weekend hanno dato vita ad un simpatico e surreale siparietto. Nel dettaglio, Beppe Convertini ed Anna Falchi hanno presentato il collegamento con il conduttore Pascal Vice Domini, ma in video è apparso l'attore e regista Enrico Vanzina. I due però non se ne sono accorti ed hanno scambiato Enrico Vanzina per Pascal Vice Domini nonostante a parlare fosse il primo. Ed infatti Vanzina ha dovuto spiegare. Pascal non c'è, ci sono io. Io sono Enrico Vanzina. Insomma, anche ieri a estate in diretta Beppe Convertini ha fatto un'altra gaffa su Stefania Orlando. Uno weekend, Beppe Convertini e Anna Falchi fanno delle anticipazioni sulla puntata di domani, tanti ospiti. Di recente Anna Falchi ha fatto una curiosa confessione privata, oggi invece lei e Beppe Convertini hanno concluso la puntata di Uno Weekend con alcune gaffe prontamente corrette. I due conduttori inoltre, che oggi hanno avuto ospite Pierpaolo Pretelli che ha parlato di nozze con Giulia Salemi. Hanno fornito delle anticipazioni sulla puntata di domani, ci saranno tanti ospiti.